Menecce, bravi, mi sa cinesi. È il vincitore, Toreador torna vincitore. Allora, cappotto. Bene, bene, dai. Cappotto, i 4 anni e il terzo palio ci vinco a Ferrara, che va bene. Ah, questo me lo ricordavo. Avevo vinto anche nel 2013, poi Dove? a San Giacomo, Con coso? con Occolè. Ah, Con anche quello. Occolè. E poi nel 2014 fermai la rivale, poi ora 2015-2016 ho vinto. Chi è la rivale? La rivale di San Giacomo era San Luca, è San Luca. Ah, San Giacomo lui lo cerca. Sì, perché ho avuto 3 anni a fila a San Giacomo. E ora ha rifatto un vecchio, invece qualche buon animale, cavolo. Va. Anche se, come si dice, quali insomma già vinti prima di partire, quindi era una, come si dice, una sfida. No, sì. Poi appunto arriva un reddito lì con Mereo. Mereo, Sì. scusate, con Con Narcisco. L'ho sempre reputato il cavallo da battere, infatti le ho sempre detto anche lì in contrada, alla fine ho avuto ragione e c'era da fare conti a lui in fondo. Però poi l'avevi fatto, praticamente l'avevi fatto in tre. Sì, San io Luca, no, San San Giovanni, Giovanni, San San. Giacomo e San Sì, io Giorgio. scusa i nomi, fratelli Sì. tutti, tanto me lo sanno, mi perdoneranno. Anche Umbo ha Fatto un gran palio, fatto un bel palio. fatto un gran palio. Partendo dalla rincorsa, lì la rincorsa è parecchio svantaggiata, è riuscita a girare secondo. Nessuno. Perché che cavallo lì va sempre bene. Va bene, poi ha detto lui la montava veramente bene. Senti, e poi sei ripartito immediatamente. No, abbiamo fatto pranzo insieme a quei ragazzi della contrada, poi pomeriggio siamo andati a riprendere Bomario, li abbiamo portato lì in contrada a farlo vedere ai bambini, insomma, a farlo accarezzare, così, e poi però siamo ripartiti. Insomma, qui c'è sempre la velosa. No, vincere è il nostro, cioè il mio specialmente, il mio pane, insomma, la cosa che con cui uno si alza la mattina, l'obiettivo è sempre quello di vincere. Manca sera. Sempre, ovunque, a me mi garba perdere nemmeno a tappini, figurati. Ora manca sera. Era manca Siena, quello per me è sempre stato un obiettivo che ho dentro, me lo porto sempre dentro e cerco sempre di fare il massimo per raggiungerlo. Come siamo messi? Come siamo messi? Sai, il Palio di Siena lo conosce un po' più articolato, quindi bisognerà sempre, per ora, il 29, bisogna aspettare quello che decideranno Fantini di prima fascia e di conseguenza poi ci saranno i Spostamenti. vari spostamenti secondo me, di conseguenza a quello che saranno le scelte diciamo dei Fantini di prima fascia. Lasciamo stare, tanto Fantini e Capitani sono Sì, Pinocchi, sì. sempre. Parliamo di Ferrara perché è questo. 17 anni non vinceva. Sì. Era una bella sfida, te l'ho detto. Poi tornare col cavallo ha vinto l'anno prima. Magari a non tutti faceva piacere che si riconfermasse, insomma, la coppiata dell'anno prima. Era una contrada che ho percepito questa un po' questa paura, che era tanto che non vincevano, la paura di non esserne capaci, no? E invece io gli ho sempre detto di star sereni, perché poi alla fine tutti sono in grado di fare tutto nella vita. Le cose basta volerle, mettersi lì e cercare di avvicinarsi il più possibile, poi e metterci del nostro in quel momento lì, e le cose sarebbero andate bene. Il capitano non ci va la tifola lì, con Sì, la sì, bandiera sì, sì. a mano. No, lo reggevo a un certo punto perché ho detto questo ora si lancia. E che ti ha detto? No, era contento, anche lui era senza parole, era tanto, anche lui inseguiva questo sogno, diciamo, suo, e alla fine, insomma, sono stato contento di riuscire in questa cosa qui.
È cambiato il Palio, l'hai visto cambiato il Palio Ferrara negli anni, perché ora diversi anni ci vai. Ma io il primo là l'ho fatto nel 2008 e comunque si sono, diciamo, professionalizzati tutti anche a livello delle contrade, anche a livello di seguire la provincia tutto l'anno, insomma, e stanno venendo avanti velocemente. Poi fanno delle visite mediche veterinarie A veramente livello pesanti. d'organizzazione media e così, insomma, siamo a livello di primo ordine. Bene, e l'avversaria chi è di Sardi? No, Non c'è. no, penso avessero una sorta di antipatia verso Santa Maria in Vado. Vado, ma insomma niente di ufficiale, no, so, sì, un po' più penso fra contradaioli che fra dirigenze. Ascoltami, e ora la scena della vittoria quando la fanno? Non lo so, questo lo dovevano decidere perché ora loro l'hanno una sagra, proprio ogni contrada fa una sagra, in questo, loro iniziavano subito in questo periodo qua e poi finisce a metà luglio, mi pare, da come ho capito, insomma, e poi dopo magari lasciano, vanno un po' in vacanza tutti e penso si potesse fare a settembre, da come ho capito. Ah, bene. Allora basta così, dai. In bocca al lupo e complimenti, perché Crepi il lupo. vince sempre Eh bello. sì, eh sì. Grazie E te l'auguro di farlo a Siena, eh? mille, me lo auguro anche io. Tanti auguri, grazie. Grazie.